Tragico epilogo delle ricerche condotte quasi una settimana per Silvana Mino, la donna scomparsa accostato. Nella serata di ieri è stata trovata cadavere. L'escursionista triverese scomparso sabato è stato ritrovato dall'elicottero del soccorso alpino senza vita sul Monte Bo, dopo essere precipitato da 80 metri. Gustare i piatti tipici dell'enogastronomia biellese sotto un manto di stelle assordevolo è stato l'incanto di una sera per molti biellesi. Solo al Monte Mucrone, non al Camino, per la mancanza della cabinovia, ma gli alpini non hanno disatteso l'appuntamento con il raduno, momento importante dell'associazione. In 400 era il nastro di partenza per la sfida Biella Europa, classica gara di corsa in salita di 12,3 km. A tutti un buongiorno e bentornati all'appuntamento con il telegiornale in diretta per questa edizione. Purtroppo la notizia è stata l'epilogo veramente drammatico di molti giorni di ricerca. È stata trovata ieri, nella tarda serata di ieri, Silvana Mino, il suo corpo ormai senza vita da molti giorni era in fondo ad un dirupo nei pressi del torrente Quargnasca, vicino allo svincolo che porta alla tangenziale. Intanto il magistrato ha disposto l'autopsia per cercare accertare le cause e soprattutto la data del decesso e che la pensionata non sia stata investita da un'auto pirata. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Elena Lovero. È stata ritrovata senza vita Silvana Mino, la pensionata di 73 anni, scomparsa sabato scorso. Dopo le invane ricerche che per tutta la settimana hanno coinvolto i soccorsi e le forze dell'ordine, il corpo senza vita della donna è stato trovato tra la fitta vegetazione, tra Quaregna e Cossato, nello svincolo che conduce sulla tangenziale verso Valle Mosso. È stato un vigile del fuoco a ritrovarla. Ora i carabinieri stanno indagando sulle possibili ragioni della morte, ma bisogna aspettare gli esiti dell'autopsia per stabilire la causa del decesso della 73enne, anche perché il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Solo dopo i risultati forniti dal patologo si potranno formulare le ipotesi del decesso. Silvana Mino era scomparsa sabato 13 luglio in serata, dopo aver incontrato una sua conoscente in un parco di Cossato. Poi la donna si era allontanata e nessuno l'aveva più vista. Per le sue ricerche si erano mobilitati i volontari dell'antincendi boschivi, i vigili del fuoco, le unità cinofile, la protezione civile, i carabinieri con l'elicottero di Volpiana, ma senza alcun esito. Inoltre, visto che le ricerche erano in procinto di essere chiuse, i familiari avevano richiesto l'aiuto della nota trasmissione televisiva Chi l'ha visto e affisso manifesti con il volto della donna scomparsa per la città. Fino a ieri, quando le speranze dei familiari di riabbracciare Silvana si sono completamente spente. Purtroppo la cronaca ci riporta anche un altro ritrovamento da parte dell'elicottero del soccorso alpino. Ieri il corpo di Aldo Bellotto di Trivero, scomparso sabato durante un'escursione sul Monte Bo. L'uomo è caduto da un'altezza di 80 metri. È stato trovato morto ieri mattina Aldo Bellotto, di 64 anni, l'escursionista di Trivero, precipitato dal Monte Bo sabato. Le ricerche da parte del soccorso alpino e speleologico erano iniziate sabato sera, poiché l'uomo non era rientrato a casa. Infatti, proprio nella giornata di sabato, con un compagno, 64 anni di Trivero, era salito alla cima del Bo, a Valle Mosso. Durante la discesa, Aldo Bellotti aveva deciso di passare per il versante Val Sesserino e attendere l'amico alla casa del pescatore sulla panoramica Zegna, mentre il suo compagno aveva scelto l'arrivo di Montesinaro a piedicavallo. Quando quest'ultimo non l'ha visto rientrare, ha dato l'allarme. Nella mattinata di ieri, l'elicottero del soccorso alpino si è alzato in volo, trovando il corpo dell'amante della montagna a quota 2200 metri, in una zona denominata Schiena d'Asino, caduto da una cresta della montagna dopo un volo di 80 metri. La salma recuperata è stata poi trasportata a Bielmonte.
E sono ben 6 gli avvisi di garanzia che in un solo giorno la sezione della Polizia Postale di Biella ha notificato nei confronti di un uomo già balzato agli onori della cronaca per essere stato coinvolto in svariati falsi annunci di vendita di materiale informatico. Nuova tecnologia su svariati siti quali www.futureshow.it, ondatechnology.it, ebay.it ed ancora subito.it. Nei suoi confronti, indagato per la mancata consegna dei denunciati da quasi tutta Italia, era stato persino creato un gruppo antitruffa su Facebook. Dunque si rammenta ancora una volta l'opportunità di valutare attentamente le cosiddette offerte, segnalando che spesso i malfattori più conosciuti sono soliti appoggiarsi a persone ignare o comunque prive di sostentamento, onde acquisire carte di credito, utenze telefoniche, intestate a nominativi sconosciuti in rete. Nel dubbio è sempre importante rivolgersi alla Polizia Postale, che sicuramente potrà in qualche modo appunto aiutarvi e ovviamente portare fine a una truffa che in questi giorni, come dicevamo, in questi giorni veramente sta inondando la rete. Un locale del centro di Biella, gestito da personale cinese, è stato chiuso per 10 giorni dopo che la polizia ha scoperto che vendevano alcolici a minori di 16 anni. Due gestori di un bar del centro di Biella di origine cinese di 20 e 22 anni sono stati denunciati per somministrazione di alcolici a minori di 16 anni. Il locale era divenuto ritrovo abituale di ragazzini di tutte le età, ai quali i baristi, incuranti dei divieti imposti dalla legge, servivano alcolici di tutti i tipi, in particolare i cosiddetti sciottini, a prezzi scontatissimi, che variavano da 1 a 1 euro e mezzo. Che ovviamente attiravano la giovanissima clientela. Gli agenti, tramite numerose indagini effettuate anche interrogando i giovani clienti, hanno accertato che i due gestori vendevano abitualmente gli alcolici ai minori, attirati anche con iniziative promozionali come l'offerta del primo giro. Nei confronti del locale, il sindaco di Biella, su proposta del questore, ha adottato un'ordinanza di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 10 giorni, che durerà fino al 28 luglio. Ed ancora cronaca, oggi è una pagina veramente ampia di cronaca e un uomo di 42 anni di Biella è stato arrestato per tentata rapina dalla polizia. Intorno alle 13 ai giardini Zumaglini gli agenti sono intervenuti perché era stato appena segnalato un tentativo di rapina effettuato ai danni di un giovane biellese che è riuscito a contattare la polizia poco dopo l'aggressione. Gli agenti hanno individuato il rapinatore e lo hanno arrestato. Delle confezioni in vetro di pesto genovese potrebbero contenere botulino. È la notizia che da qualche giorno è stata lanciata a livello nazionale. Questo pesto è prodotto da Bruzzone Ferrari di Genova, che ha dato l'allarme e ha già provveduto a ritirare il prodotto dal commercio. Intanto in Piemonte è stato rintracciato in alcuni supermercati della zona dell'Alessandrino. La regione Piemonte e la ASL hanno comunque lanciato l'allerta a tutti i piemontesi per verificare se in qualche modo ne hanno fatto acquisto. I vasetti sospetti hanno scadenza 9 agosto 2013. Il numero di lotto è il 13 G come Genova 03. Ci spostiamo ora in montagna, non al Camino ma al Lago del Mocrone. Qui ha avuto luogo quest'anno il raduno degli alpini, ma la gente non è di certo mancata. I cori, le camicie, le penne nere, l'alza bandiera e a un certo punto anche la nebbia. Non mancava nulla come da tradizione per il raduno degli alpini di Biella che anche in questo luglio hanno onorato i caduti e ricordato gli amici che sono andati avanti. L'unica modifica è stato il luogo. La manifestazione dal 1948 si tiene al Monte Camino, ma quest'anno, visto il fermo della cestovia, si è tenuta a Pian della Ceva e quindi al Lago del Mucrone, con la Santa Messa celebrata dal cappellano dell'ANA, Don Remo Baudrocco.
E sul Monte Camino gli alpini ci sono andati il giorno prima, sabato, a piedi, come piace a loro. Ad uno sezionale quest'anno al Lago del Mucrone, ma non alla nostra chiesetta del Camino. Comunque sono soddisfatto, contento, perché i miei alpini hanno capito le esigenze causate dalla chiusura della cestovia e hanno voluto partecipare numerosi e come sempre orgogliosi di indossare il cappello alpino. Quindi veramente viva gli alpini e viva la sezione di Biella. Il popolo degli alpini non ha età, come potete vedere nelle immagini, e vive con intensità l'amore per la vita in tutte le sue espressioni, come per esempio la distribuzione del risotto gustato sui monti con un buon bicchiere di vino rosso. Sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga perna nera, che a noi serve da bandiera. C'è stata una magica cena sotto le stelle a Sordevolo all'insegna della buona enogastronomia. Buon successo enogastronomico alla cena sotto le stelle a Sordevolo, grazie ai tanti ristoratori locali che hanno stuzzicato i presenti con raffinate leccornie da consumarsi in una grande conviviale tavolata preparata nella via del paese, immerso in una piacevole atmosfera di festa. Una serata che segna anche la chiusura del programma estivo di Sordevolo. Una chiusura anticipata dovuta al malessere alle corde vocali di Franco Battiato, atteso per lunedì 22 luglio per un concerto che doveva aprire il suo tour nazionale. Purtroppo il concerto è stato annullato, o meglio rinviato, tra non pochi malumori che ancora trasparivano tra i commensali, ma si sa che a tavola i malumori durano poco. Io ringrazio Telebiella che è venuto a trovarci in questa serata magnifica organizzata dal sindaco Lunardon, che voi conoscete bene, e speriamo che sia una serata anche per voi godibile sotto le stelle di Sordevolo. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love your rose. Buonasera, siamo Sordevolo, una serata un po' particolare. Via Buona l'abbiamo redata, ci abbiamo messo del nostro per diventare più bella di quello che è di solito. Tanti fiori, ci sono le luci, le candele, la gente che ha cenato, che adesso sta discutendo, che parla in allegria, in serenità. Poi ci sarà un concerto in chiesa, perciò Sordevolo una serata un po' diversa dal solito, non sempre all'anfiteatro. Purtroppo per l'anfiteatro lunedì ci doveva essere Battiato, avevamo il pieno, abbiamo lavorato tanto per avere Battiato come abbiamo lavorato tanto per avere Morricone e gli altri. È andata così, le corde vocali hanno fatto disperare, pazienza, ma comunque non ci arrendiamo. Battiato, come non mi sono reso 10 anni fa quando ho detto che volevo portare Morricone Sordevolo, Battiato Sordevolo prima o poi lo vedrò, perciò non mi arrendo, va bene così, mi prende la vita, a volte non sempre va per la giusta via, però va bene, va tutto bene. Io sono contento di questa estate sordevolese, stasera di nuovo tantissima gente qua a cenare, a parlare, a ridere, a divertirsi. È bello vedere questa gente serena in un momento così difficile, vedere comunque che si riesce a fare delle piccole boccate d'ossigeno dove la gente ha ancora voglia di stare assieme e dimentica per quell'attimo tutti i fastidi che tutti noi abbiamo tutti i giorni. Io vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per Sordevolo, tutta la gente che è venuta su. Adesso continueremo, adesso una quindicina di giorni di riposo per tutti, perché siamo tutti un po' stanchi. Grazie. In
In 400 invece si sono ritrovati in Piazza Vittorio Veneto a Biella per correre l'edizione 38 della Biella Europa. Nono Memorial Ismar Pasteris, la classica gara di corsa in salita di 12,3 km. La splendida giornata ha richiamato molti appassionati. Nell'ultimo chilometro il marocchino Out Drid ha preso una manciata di secondi di vantaggio che li ha mantenuti fino al traguardo. Al femminile invece ha trionfato l'atleta biellese delle Fiamme Oro Padova Mishakska, che ha chiuso in 59,23. Parliamo ancora di sport con Andrea Battagin, che ci anticipa cosa tratta oggi Terzo Tempo, in onda subito dopo la sigla di chiusura del telegiornale. Gentili telespettatori, bentornati all'appuntamento settimanale con la redazione di terzotempotv.com. Oggi abbiamo scelto per voi un servizio sul basket under 19 e una partita di calcio a 5 del CSI. Iniziamo subito con la strepitosa vittoria del Banca Sella Biella di coach Danna, che al Lauretana Forum vince contro una fortissima e maidoma Olimpia Milano. Vi ricordo di visitare il nostro sito all'indirizzo www.terzotempotv.com per restare sempre aggiornati sullo sport locale. Detto questo, vi presento il secondo ed ultimo servizio di oggi. L'Independiente Superga del presidente Ruggin vince per 7-3 contro il Business Promoter. Standing ovation per l'attaccante amaranto Pacchielle. Non mi resta che augurarvi una buona visione e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Anche a me non resta che ringraziarvi di averci seguito. Ancora vi ricordo che questa edizione potete anche consultarla sul nostro sito www.retebiella.tv. A tutti grazie e un buon pomeriggio.